Ci siamo lasciati questa mattina quindi con un primo approccio di tipo teologico con Don Cesare Geroldi e adesso continuiamo il nostro intervento con il nostro convegno con l'intervento del professore Ugo Salanitro, ordinario di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Catania. Io ringrazio il professore per essere qui con noi oggi e gli cedo subito la parola. Prego, professore. Grazie, io ringrazio la cortesia dell'organizzazione per avermi invitato a trattare questi temi in questo luogo, che diciamo un luogo in qualche modo a cui sono affettivamente legato, perché è stato la sede universitaria dove ho insegnato per i primi 7 anni della mia carriera universitaria, quindi è un momento per me anche particolare. Noi tenevamo la lezione nell'aula di fronte, quella più in basso, dall'altro lato di questo edificio. E ho avuto così l'occasione per rifare la stessa strada che facevo ogni settimana, o quantomeno alcuni giorni di ogni settimana, per venire sino a qua. Il tema che mi è stato affidato è un tema forse un po' ambizioso, parlare della tutela dell'ambiente tra principi generali e regole di settore. Vuole essere la mia una relazione introduttiva ad altre ulteriori relazioni che approfondiranno singoli specifici aspetti. Assetto normativo della disciplina tutela dell'ambiente può essere descritto come una piramide rovesciata, alla cui base, o al cui apice, comunque al di sotto del quale, al fondamento dei quali, stanno un gruppo di principi generali che si ritrovano oggi nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 191. Si tratta al tempo stesso di principi ma anche di obiettivi della comunità europea. L'obiettivo principale, l'obiettivo della comunità europea in materia di ambiente è il perseguimento, il conseguimento di un elevato livello di tutela ambientale. Elevato livello di tutela ambientale che deve essere raggiunto pur nella consapevolezza della diversità delle situazioni dal punto di vista economico e sociale che si hanno tra le diverse parti di Europa. Questo obiettivo, il conseguimento di un elevato livello di tutela ambientale, è parte di un obiettivo più ampio e più complesso che viene sintetizzato con la formula sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato di Lisbona, è l'obiettivo, il compito principale dell'Unione Europea ed è basato sull'integrazione di 3 diversi obiettivi politici: il perseguimento di una crescita economica equilibrata e caratterizzata dalla stabilità dei prezzi, la lotta all'inflazione, la costruzione di un'economia di mercato fortemente competitiva, quindi la tutela della concorrenza e allo stesso tempo con forte valenza sociale, in quanto mirante alla piena occupazione e al progresso sociale delle comunità, e terzo caposaldo, quindi la tutela dell'ambiente, il conseguimento di un elevato livello di tutela e di miglioramento delle condizioni ambientali. Quindi non solo tutela,
di un ambiente esistente, ma anche miglioramento delle condizioni ambientali rispetto a quelle che attualmente si riscontrano nella comunità. Per conseguire questo obiettivo dello sviluppo sostenibile, nell'ambito del quale occorre migliorare e comunque portare a un livello elevato la tutela dell'ambiente, si individuano i mezzi in alcuni principi. Il principio di precauzione, il principio di prevenzione, il principio chi inquina paga. Questi sono i principi più importanti. Quello certamente più innovativo tra questi principi è il principio di precauzione. Perché il principio di precauzione consente di legittimare politiche comunitarie che siano volte a precludere rischi non ancora accertati scientificamente, quindi rischi incerti, dove l'incertezza non riguarda tanto la possibilità che il rischio in concreto non si verifichi, ma la sussistenza stessa del rischio. Quindi il principio di precauzione consente di intervenire non tanto nella fase del rischio, questo è il compito del principio di prevenzione, quanto piuttosto consente di intervenire in una fase ancora antecedente in cui il rischio non è stato accertato scientificamente. È il caso degli OGM, ad esempio, dove è discusso dal punto di vista scientifico se ci troviamo di fronte a un pericolo per l'ambiente e per la salute. È il caso dell'inquinamento elettromagnetico, dove anche qua è discusso dal punto di vista scientifico se ci troviamo di fronte ad un pericolo per la salute e per l'ambiente. In presenza di questi rischi incerti, la comunità europea ha elaborato una politica che consente di intervenire, seppure ogni qualvolta questo rischio, seppur incerto, seppur non sicuro dal punto di vista scientifico, comunque trova rispondenza quantomeno in opinioni scientifiche minorizzate, quantomeno cioè in opinioni scientifiche portate avanti da un gruppo di scienziati, da un gruppo di ricercatori con metodo scientifico. Principio di prevenzione invece ha una finalità più ristretta dal punto di vista degli obiettivi di tutela, ma più ampia dal punto di vista dell'incidenza concreta. Cioè il principio di prevenzione è quel principio che è volto ad evitare che le attività potenzialmente pericolose per la salute e per l'ambiente provochino danni. Il principio di prevenzione è quel principio che sta alla base della gran parte delle discipline comunitarie, che poi diventano discipline nazionali, discipline di attuazione nazionale, che regolano la materia ambientale. Ad esempio, il principio di prevenzione è il principio che sta a fondamento dell'esigenza che tutte le attività pericolose per la salute e per l'ambiente debbano essere previamente autorizzate, debbano essere sottoposte ad una valutazione preventiva di impatto, non possano iniziare se non sono state specificamente valutate da un organo competente. Il principio di prevenzione è quello che consente di stabilire e di individuare gli standard,
di emissione dei singoli scarichi, che siano scarichi nell'acqua, che siano scarichi nel suolo o che siano scarichi nell'aria, ed individuare questi standard in modo tale, quindi gli standard devono essere individuati in modo tale da evitare il rischio che si possa verificare un danno. Il che, nell'ottica comunitaria, viene perseguito questo risultato attraverso una correlazione tra gli standard di emissione, cioè tra gli standard che misurano, tra gli standard che servono a stabilire la misura massima degli inquinanti presenti nei singoli scarichi, e gli standard di qualità, ossia gli standard che indicano la misura massima di inquinamento che il corpo recettore, che l'ambiente può sopportare. Misura massima di inquinamento che l'ambiente può sopportare, che viene appunto stabilita attraverso standard di qualità, e che standard di qualità che servono poi alla pubblica amministrazione, in un sistema ideale, per stabilire quali sono gli standard di emissione dei singoli scarichi che incidono su quella componente ambientale, che sia un fiume, che sia un lago, che sia un'area, che sia l'atmosfera di una determinata area, o di una specie. Quindi non una semplice regolamentazione amministrativa in cui si autorizza sulla base di un parametro, come dire, accertato a priori, ma attraverso una correlazione tra l'autorizzazione e gli obiettivi di tutela dell'ambiente che l'amministrazione si prefigge di raggiungere. In quel lago non si può inquinare più di 10. Questo significa, semplificando, che se ci sono 10 industrie, le 10 industrie ognuna potranno inquinare 1. Oppure qualcuna potrà inquinare 2 e qualcuno 0,5. Ma alla fine tutte quante non potranno inquinare più di 10. Io semplifico, ovviamente, è chiaro che dal punto di vista tecnico il discorso sarebbe molto più complicato. Questi obiettivi però non sono solo obiettivi, e questi standard correlati non sono solo standard che, come dire, si limitano a indicare il livello di tutela dell'ambiente attualmente esistente e che non deve essere peggiorato. Perché il livello di tutela ambientale, secondo la comunità europea, deve essere migliorato. E questo significa che gli standard di qualità che vengono stabiliti in modo da evitare un ulteriore degrado dell'ambiente devono al contempo essere anche rinnovati, aggiornati, attraverso degli obiettivi di qualità che sono volti a far sì che, che i corpi recettori, che siano acqua, suolo, aria, debbano migliorare la loro qualità ambientale entro obiettivi che vengono prefissati dalla comunità europea e che poi vengono declinati dalle pubbliche amministrazioni competenti. Quindi un fiume che ha uno stato di conservazione sufficiente, entro X numero di anni dovrà questo stato di conservazione diventare buono, e il raggiungimento di questi obiettivi ovviamente implica anche una riconsiderazione
delle autorizzazioni agli scarichi che sono stati dati, quindi gli standard di emissione di questi scarichi, che normalmente è correlata al miglioramento tecnologico, al miglioramento delle tecnologie. Al fine di conseguire questi obiettivi di prevenzione e di miglioramento, la Comunità Europea richiede che si adotti un approccio integrato. Approccio integrato che troviamo in sede di valutazione di impatto ambientale, dove al fine di autorizzare la realizzazione di una certa opera si valutano tutti gli elementi e tutti i si valutano, diciamo, tutte le incidenze tra l'attività economica e l'ambiente circostante, o lo si ritrova, ad esempio anche nell'istituto dell'autorizzazione integrata ambientale. Istituto quest'ultimo che è funzionalmente correlato a quel processo di miglioramento della qualità dell'ambiente, che l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata con determinate prescrizioni che sono volte normalmente al miglioramento delle tecnologie da applicare, al miglioramento della qualità dell'ambiente che viene inciso dall'attività antropica, dall'attività autorizzata, ma l'autorizzazione è integrata in quanto si vuole controllare che il miglioramento della qualità, l'abbassamento, il miglioramento dell'attività dal punto di vista ambientale non si limita ad un miglioramento parziale in uno dei possibili, attraverso il miglioramento di solo uno dei tipi di scarico, ad esempio lo scarico nell'aria. È integrata perché comunque l'autorizzazione riguarda tutti i tipi di scarico e si vuole evitare che l'impresa si limiti a migliorare la qualità dei propri scarichi nell'aria spostando, seppure sempre nell'ambito di quel che è consentito, spostando i propri residui, i propri inquinanti nel suolo o nell'acqua. Quindi l'ottica in cui si muove la comunità è di arrivare a un reale miglioramento dell'incidenza dell'impresa sull'ambiente, evitando semplicemente uno spostamento delle fonti inquinanti. Questo approccio ovviamente richiede grandi competenze. Richiede grandi competenze non solo e non tanto, non solo per le attività, per coloro che svolgono queste attività che incidono sull'ambiente, ma anche per il controllore, cioè per la pubblica amministrazione competente. Competenze che a volte richiedono un'attenzione che va al di là di quello che è il mero rispetto delle autorizzazioni. È un esempio che mi sembra particolarmente incisivo, è quello che riguarda la tutela delle aree naturali protette. Noi abbiamo due modelli di tutela delle aree naturali protette. Uno è il modello nazionale, basato sul vincolo,
basato quindi su una pianificazione, l'area protetta viene individuata entro dei limiti, all'interno di questi limiti si applica una disciplina regolamentare. L'applicazione di una disciplina regolamentare all'interno dell'area protetta è un meccanismo che noi troviamo nella disciplina di parchi e riserve naturali, ma prima ancora troviamo nella disciplina urbanistica, nella disciplina paesaggistica. È il modello nazionale di tutela delle aree attraverso lo zoning, il modello urbanistico, di cui la disciplina di parchi e riserve è in larga misura tributaria. Anche nei parchi e nelle riserve c'è una zonizzazione, zona A, zona B, zona C, zona D, eccetera. All'interno della zonizzazione si dice cosa si può fare e cosa non si può fare. E cambia la regolamentazione a seconda del livello di protezione dell'area. Ma questo significa che dal punto di vista della disciplina delle aree protette, quel che importa non è la protezione dell'ambiente, ma la regolamentazione dell'attività. Se io ho un'industria posta al di fuori del confine dell'area protetta, questa industria non sarà soggetta ai divieti a cui sarebbe soggetta se fosse dentro l'area protetta, e ciò nonostante potrà inquinare l'area protetta provocando quel tipo di danni che fa sì che non si consenta alle industrie di essere realizzate e di operare all'interno delle aree protette. Quindi è una disciplina in cui è particolarmente rilevante l'esigenza di certezza del diritto, dire all'operatore: tu sei fuori da quest'area, puoi fare determinate cose, se sei dentro quest'area, queste cose non le puoi fare. È una disciplina quindi in cui lo scopo, l'obiettivo, la tutela dell'area naturale è un obiettivo indiretto che si raggiunge attraverso una regolamentazione che vale soltanto all'interno di determinati confini. Questo è l'approccio urbanistico che si ritrova nella disciplina nazionale delle aree protette. L'approccio invece europeistico, l'approccio europeo in materia di aree protette è completamente diverso. Abbiamo anche lì dei siti che vengono individuati, si chiamano siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, SIC, ZPS, sono acronimi che ogni tanto qualcuno avrà incontrato nella sua vita professionale, quantomeno. E qui però il sito, che pure è anche questo delimitato, la delimitazione ha una funzione diversa da quella che hanno le aree protette nazionali, parchi e riserve naturali. La funzione è quella di stabilire che all'interno del sito bisogna predisporre un programma, un piano, per il miglioramento ambientale del sito stesso. Quindi per la gestione del sito. Questi siti, una volta individuati, devono essere gestiti secondo determinate finalità. Bisogna tutelare quell'ambiente e migliorarlo. Da questo punto di vista nulla di diverso rispetto alla disciplina nazionale. Quel che cambia è invece, come dire, l'incidenza sulle attività private circostanti. Perché? Perché tutte le attività che possono incidere sugli ambienti naturali che sono protetti all'interno del sito, anche se poste al di fuori del sito stesso,
devono essere sottoposte ad un procedimento autorizzativo che si chiama valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza, contrariamente a quel che pensano, verrà affidata alla valutazione di incidenza di comuni, quindi contrariamente a quel che pensano molti amministratori comunali e molti tecnici che fanno gli studi preliminari, la valutazione di incidenza non riguarda solo le attività comprese all'interno del sito, ma riguarda tutte le attività che possono incidere sui valori ambientali. E quindi deve essere fatto uno screening al fine di valutare se una qualsiasi attività, perché è una formula proprio generica, se una qualsiasi attività può incidere su questi valori tutelati all'interno dei siti protetti. Il che ovviamente contrasta col nostro modo di vedere il ruolo del diritto, l'idea della certezza del diritto, l'idea della tutela dell'affidamento dell'imprenditore a poter svolgere l'attività sapendo con sicurezza cosa fare e cosa deve fare e cosa non deve fare. Ma è una tecnica che consente di raggiungere obiettivi, consente che se efficacemente gestita consente di raggiungere obiettivi. Quell'industria posta al di fuori dell'area protetta dovrà valutare l'incidenza bisognerà valutare l'incidenza dell'industria sull'area protetta stessa. La realizzazione di interventi a monte di un fiume, a valle del quale, nella foce del quale c'è una riserva naturale, dovranno essere tutti, una riserva naturale, scusate, un SIC, una ZPS, dovranno essere tutti valutati al fine di verificare se queste attività che sono poste a monte possono incidere sui fatti, sugli ambienti che sono tutelati a valle, secondo diciamo un approccio a tutti noto. Quindi modelli diversi da quelli a cui siamo abituati, modelli in cui il raggiungimento degli obiettivi fa premio sul rispetto formale delle regole, modelli, come dicevo poco fa, che richiedono una particolare competenza da parte della pubblica amministrazione. Questo è un incontro regionale e quindi forse ho volato un po' alto, no? Si dice perché, ma la legge regionale, No, diciamo le cose come stanno. Oggi le regioni e anche la regione Sicilia hanno competenze limitatissime in materia ambientale. Dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno, come dire, sancito che l'ambiente è competenza esclusiva dello Stato. Le regioni possono concorrere alla tutela, in alcuni casi migliorando gli standard, ma anche questo comincia a essere oggetto di discussione, essendo competenza esclusiva. E la regione siciliana ha dalla sua che può intervenire innanzitutto in materia di organizzazione degli enti locali, quindi distribuzione delle competenze. La legge in materia di rifiuti in realtà non fa altro che riprodurre meccanicamente la disciplina nazionale, che a sua volta in larga misura riproduce meccanicamente la direttiva comunitaria, e nel far questo si limita a distribuire competenze. Distribuire competenze non è una cosa, come dire, irrilevante.
perché nella distribuzione delle competenze c'è spesso la possibilità non tanto di fare un favore a questo o a quel politico, quanto piuttosto di individuare dei modelli organizzativi efficaci che possano, che si pongano ad un livello tale da consentire, da un lato, l'accentramento di competenze, cioè la possibilità di avere un'organizzazione territoriale e quindi anche un'organizzazione, diciamo, di amministrativa che sia in grado di presentare le competenze necessarie. Dall'altro lato, la vicinanza col territorio e quindi la conoscenza del territorio e la possibilità di controllarlo e di poter intervenire con cognizione di causa. Quindi le scelte non sono facili, perché tendenzialmente la qualità, la capacità di una pubblica amministrazione, la capacità di intervento sotto il profilo della qualità richiederebbe un accentramento di competenze, perché solo a un livello molto perché l'organizzazione delle competenze si può avere soltanto quando c'è una massa critica significativa di conoscenze. Dall'altro lato, il controllo del territorio richiede una distribuzione territoriale di queste competenze, e quindi si tratta di due, come dire, di due obiettivi tra loro difficilmente conciliabili, che richiedono una particolare, come dire, capacità di organizzazione amministrativa. La Regione Siciliana poi ha anche competenze in materia di tutela del paesaggio. Su questa, ad esempio, fino a qualche anno fa fondava la propria competenza in materia di aree naturali protette. Come sanno bene gli amici ragusani, perché la vicenda del Parco degli Iblei è una vicenda che si è misurata proprio su questo, oggi la competenza in materia di aree naturali protette è stata considerata estranea alla tutela del paesaggio, e le aree naturali protette quindi possono essere istituite sempre dalla Regione Siciliana, anche se nel rispetto della legge quadro nazionale. Quindi la legge regionale siciliana oggi deve rispettare la legge quadro nazionale. C'è una sentenza dell'anno scorso della Corte Costituzionale che sostanzialmente impedisce l'istituzione di nuove aree protette regionali e farà anche venire e comporterà anche l'annullamento di qualche area protetta già istituita, perché non sono stati coinvolti gli enti locali nella fase dell'istituzione delle aree protette stesse, così come impone la legge quadro nazionale. Quindi, e da questo punto di vista, si attende, e si attende ormai da molti anni, una modifica della legislazione regionale in materia di aree protette. Dall'altro lato, oggi è sicuro che lo Stato può istituire aree protette nazionali in Sicilia. È uno, diciamo, forse il procedimento di istituzione più importante una volta si parlava sempre del Parco Nazionale dell'Etna, dove però, essendoci un parco regionale, il Ministero non ha ancora ritenuto necessario intervenire, mentre una delle procedure, lenta, quanto volete, ma una delle procedure più significative di istituzione di aree protette riguarda proprio il Parco Nazionale dei Monti Iblei, che appunto è possibile realizzare anche nella Regione Siciliana, perché proprio per la competenza esclusiva della regionale. Tra l'altro aggiungo che l'area dei Monti Iblei è un'area che già oggi è sottoposta a numerosi vincoli di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. Vincoli che impongono alle imprese che operano nelle aree circostanti di fare valutazione di incidenza, senza sapere se le devono fare o se non le devono fare, perché spesso sono poste al di fuori dei siti interessati. L'istituzione di un parco probabilmente consentirebbe di razionalizzare questo processo,
di un parco che comprenda questi siti di interesse comunitario e anche le zone circostanti, perché, come dire, perché questo processo verrebbe alla fine regolato attraverso la tipica disciplina nazionale di più facile comprensione per gli enti competenti. Ho più volte fatto riferimento a questo problema della comprensione, delle competenze, della capacità. A me viene un po' da sorridere, perché stiamo parlando della nostra regione e dei nostri enti locali. Viene un po' da sorridere, anche se fino a un certo punto, perché nella mia vita ho conosciuto tantissimi funzionari bravi, che preoccupati della tutela dell'ambiente e anche competenti. E così come ci sono anche tanti professionisti di grande livello. Quello che quello che è mancato e che manca sempre di più nella nostra esperienza amministrativa è la capacità di far sì che queste competenze vengano messe a regime e vengano organizzate in maniera efficace. Qui i problemi sono noti, quindi è inutile che li illustro. Non c'è solo il problema dell'incompetenza dei singoli, non c'è solo il problema del clientelismo, delle organizzazioni malavitose, della mafia e via così dicendo. Questi sono problemi endemici che ci portiamo dietro e che certamente contrastano con l'idea di una buona politica ambientale. Quel che si aggiunge in quest'ultimo scorcio di anni è lo smantellamento dello Stato sociale e lo smantellamento delle pubbliche amministrazioni. Per cui smantellamento che deriva da ragioni di... Che in parte deriva da una reazione a periodi di spesa allegra che sono stati fatti in passato, spesa allegra e inefficiente. E in parte deriva anche da, come dire, opzioni ideologiche, volte in cui si ritiene che le pubbliche amministrazioni siano soltanto un peso per la collettività e per l'economia della collettività. È però difficile pensare che smantellando le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, l'ambiente possa essere tutelato altrimenti. Soprattutto è difficile pensare che compiti importanti come quelli che vengono assegnati dalle direttive comunitarie alle nostre amministrazioni possano essere raggiunti semplicemente limitandosi a vincolare il territorio, a far rispettare i vincoli. Occorre gestione, per gestire occorre che vi siano delle competenze specifiche, anche se in un rapporto pubblico-privato, ma comunque ci deve essere un pubblico in grado di dare le direttrici appropriate e quindi sufficientemente capace, un pubblico sufficientemente ben organizzato. Tra l'altro, trattandosi di direttive comunitarie e del mancato rispetto di direttive comunitarie, il rischio è che il risparmio di spesa che viene fatto oggi non assumendo le competenze necessarie nell'ambito della pubblica amministrazione si riveli poi un costo per la collettività. Non solo perché il peggioramento della qualità dell'ambiente comunque comporterà costi per la collettività o mancati guadagni, ma perché anche le procedure di infrazione e le sanzioni collegate alle procedure di infrazione che la Comunità Europea non mancherà di comminarci saranno dei costi anche particolarmente incisivi che la nostra pubblica amministrazione e quindi la nostra collettività dovrà subire. Grazie.
Bene, ringraziamo il professore Salanitro per le numerose suggestioni, soprattutto di carattere tecnico, che ci ha lasciato, e anche soprattutto per averle rese più concrete, facendo appunto riferimento al nostro territorio, non solo nazionale ma anche locale. Per motivi personali il professore dovrà lasciarci, quindi non potrà restare con noi, quindi dedicheremo questi ultimi 5 minuti eventualmente per un intervento. So se qualcuno vuole intervenire. Grazie Don Paolo La Terra. Due domande lampo. Domanda lampo numero uno. Per l'esperienza e per eventualmente conoscenza o altro, che rapporto passa tra il principio di precauzione e il muos di Niscemi? Sei in grado di dire qualche cosa? Seconda domanda. Lo smantellamento delle province, per quanto possano essere state sgarruppate e fonte di sprechi, su questo versante è, come dire, un fatto positivo oppure una cosa di cui a medio e a lungo termine ci dovremmo pentire? Grazie. Sono domande appropriate, incisive, le quali dà una risposta, come dire, sicura, non è facile. E, allora, io quando pensavo all'inquinamento elettromagnetico e al principio di precauzione, mi riferivo ovviamente alla vicenda, tra le varie cose, ma una di quelle che è più significativa è la vicenda del MUS, così come dimostra la sentenza del TAR Palermo, che proprio al principio di precauzione fa riferimento in relazione all'annullamento degli atti amministrativi che hanno portato all'autorizzazione di questo sistema di difesa. E la questione ovviamente è una questione tecnica, quindi, come dire, una questione su cui non sono neanche in grado di intervenire perché non ho le competenze necessarie. Quel che però va tenuto presente è che il principio di precauzione nel nostro ordinamento, così come tutti i principi comunitari, non vale solo come principio europeo, ma vale anche anche perché i principi europei di per sé vincolano le istituzioni comunitarie, non vincolano gli stati membri né tantomeno i cittadini, se non quando sono attuati dalle direttive. Quindi sono il fondamento per la direttiva che poi deve essere attuata. Però nel nostro ordinamento il principio di precauzione ha una disciplina specifica di carattere nazionale e consente degli interventi di tipo preventivo secondo lo stesso modello che è stato utilizzato dalla Comunità Europea. Questo discorso vale per il principio di precauzione, vale per il principio che inquina paga. Di recente c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia che diceva il principio che inquina paga, il Consiglio di Stato aveva detto ma qui si applica o no il principio che inquina paga? E la Corte di Giustizia ha risposto non si applica ovviamente, si applica solo agli Stati. E la verità è che il Consiglio di Stato si sarebbe dovuto porre il problema, ma la nostra norma che richiama il principio che inquina paga, quale portata normativa ha? Può consentirci di intervenire a prescindere da quelle che sono le indicazioni comunitarie? Il principio di precauzione è un principio che non impone di intervenire. Questo è il discorso. Consente di intervenire. Proprio perché il rischio è incerto, almeno così si parte da questo presupposto, poi ovviamente c'è chi può pensare che il rischio sia certo nel caso del MUOS, ma proprio perché se si parte dal presupposto che il rischio è incerto, non è obbligatorio intervenire. È un giudizio discrezionale e di una discrezionalità che come dire, confina quasi con la politica. È una discrezionalità molto ampia, in cui vanno valutati tutti gli elementi in gioco. Quindi da questo punto di vista non è detto che tutti pensino
che il principio di precauzione debba essere applicato così come ha ritenuto che vada applicato il TAR Palermo. Questo lo dico perché non mi stupirei se il Consiglio di Giustizia Amministrativa arrivasse a una soluzione diversa, ma dico al di là poi del merito, perché il principio di precauzione, come dire, è un principio che lascia aperti amplissimi spazi di discrezionalità. Questo è ed è normale che sia così, è giusto che sia così, proprio perché il rischio è considerato incerto. In presenza di un rischio incerto, come dire, intervenire potrebbe far sì che i danni sicuri siano maggiori dall'intervento sulla base del principio di precauzione. Non è detto che vengano compensati dai mancati danni incerti che l'attività che sta sottoposta a questo principio di precauzione avrebbe comportato. Quindi questo sul piano, come dire, del principio. Nel concreto non vi so dire, ci sono una serie di perizie, consulenze tecniche dei vari soggetti, ognuno dei quali sostiene una tesi diversa, quindi è inutile che mi chiedete, io posso avere una sensibilità di un certo tipo, ma dopodiché tutto questo non avrebbe alcun rilievo in una discussione che voglia avere un minimo di attendibilità, di oggettività. Per quanto riguarda lo smantellamento delle province, me lo sono chiesto anch'io, perché obiettivamente la provincia in astratto potrebbe essere, appunto, dico già forse le regioni potrebbero essere il livello ottimale in cui concentrare le competenze pur mantenendo il controllo del territorio. Potrebbe essere che siano le province il livello ottimale dove concentrare le competenze ambientali mantenendo il controllo del territorio. Come dire, su questo, la nostra è una regione molto ampia, quindi è più facile pensare delle province. Ci sono province italiane dove non si ci sono regioni italiane dove non si spiegano le province, e comunque le estensioni sono significative, le differenze territoriali sono notevoli, i collegamenti sono comunque difficoltosi. Quindi non è da escludere che un'amministrazione efficiente possa essere fissata a livello provinciale. Finora le province non hanno avuto, come dire, non sono state tra gli enti più efficaci nella tutela dell'ambiente, pur avendo diverse competenze. E nonostante quello, io credo, ecco, personalmente ritengo, sulla base dell'esperienza che ho avuto, che la regione potrebbe essere il livello ottimale di tutela, quello dove concentrare le competenze e farle operare sul territorio, eventualmente poi distaccando degli uffici di controllo. Perché poi ci sono competenze che possono essere utilizzate in più luoghi, non è necessario avere dappertutto l'esperto di radiazioni o di un certo tipo, si può, ed è necessario comunque che ci siano delle equip, dei team che possano crescere, che debbano formarsi, che debbano aggiornarsi. Non possiamo limitarci ad assumere delle persone competenti e poi mandarle a controllare fenomeni che dal punto di vista della tecnica possono rappresentare dei livelli che stanno ben al di là delle loro capacità. Bisogna formarli, bisogna avere un'organizzazione in cui i vari livelli, nazionale, regionale, locale, si collaborino tra loro con trasmissione di competenze e capacità di dialogo per arrivare a fornire soluzioni. Un modello di amministrazione che noi non abbiamo, perché da noi quando c'è la competenza di un ente tendenzialmente si esclude la competenza degli altri, o quantomeno diventano competenze concorrenti. E i modelli che poi vengono utilizzati, conferenze di servizio o altro, sono modelli formalistici in cui non c'è
realmente come dire, un gruppo che tende a risolvere problemi. Se non si arriva a questo, se non si arriva a motivare la pubblica amministrazione e a renderla efficace, la possibilità che si possano conseguire gli obiettivi comunitari, come dire, sta nella crisi economica. C'è la crisi economica, allora l'ambiente migliora perché ci sono meno inquinanti. Solo questo. È una battuta. Allora, se gli interventi sono proprio brevi... Sì. Salve, Alberto Di Mulo. Solo una considerazione. Se ritiene, parlava di direttive comunitarie, quindi se ritiene a livello di direttive comunitarie utile in termini di salvaguardia ambientale correlare da un punto di vista i macrosettori ambiente, salute e agroalimentare, per sintetizzare e far convogliare tutto in un discorso unico che è la tutela dell'ambiente e della salute. Solo questo. Beh, qui ci troviamo di fronte a modelli. Allora, tendenzialmente sì, sarebbe ottimale. È il processo di integrazione degli strumenti comunitari di intervento, dalla valutazione di impatto ambientale, alla valutazione ambientale strategica, all'autorizzazione integrata ambientale, vanno in questa direzione, nella direzione dell'integrazione. Poi è evidente che c'è un problema di competenze. Perché la competenze, diverse competenze significano anche diverse commissioni, significano diversi uffici, e quindi da questo punto di vista non è detto che un risultato del genere, anche la comunità europea ha una sua struttura burocratica, non è che perché hanno obiettivi più semplici e più vicini al modo di pensare del cittadino, questo significa che non siano poi anche loro dei corpi burocratici, che quindi, come tutti i corpi burocratici, difendono certe situazioni, posizioni di potere, di esclusiva. Però certo, obiettivamente questo è un obiettivo da raggiungere. Abbiamo lo spazio per l'ultimo brevissimo intervento. Giampiero Saladino, Make. Reati ambientali Sicilia, seconda regione in classifica. Boom di frodi alimentari. Se non si arriva a fare prevenzione, perché la regione è la regione Sicilia, non è la regione ideale a cui fa riferimento lei. Se comincia a far mordì, che si dice, cioè chi opera e deve fare economia rischia, e un rischio va tollerato. I 4 nuovi reati ambientali nazionali sono una possibile forma di contrasto, di deterrente a valle, o sono un facile alibi nelle mani dell'ordinamento italiano, dove le cassazioni tendono a trovare escamotage di 17enni che non c'è la prova che abbiano fatto danno? Va bene, senti, il diritto penale. Il diritto penale, come vi dicevo prima, è a valle. Il diritto penale evita il fenomeno, tra l'altro evita, come dire, interviene quando ormai la situazione, il danno si è verificato. Il diritto penale interviene su situazioni macroscopiche. Certo, l'effetto deterrente può esserci. Non dico che l'effetto deterrente non possa esserci, trattandosi però di questioni in cui c'è sempre un profilo tecnico di accertamento del danno ambientale, della fattispecie di reato, necessariamente ne discende che poi occorre che ci siano, come dire, le competenze necessarie all'individuazione della fattispecie. Questo significa comunque che ci dovranno essere degli organi che dovranno essere in ogni caso strutturati in modo tale da poter intervenire. Però tutto questo, come dire, effetto deterrente, vincolo, tutela
del vincolo tutela dell'ambiente è sempre vale per, come dire, in relazione all'obiettivo di non peggiorare la situazione esistente, non consente di gestire il miglioramento. Questo è il problema. Ci si può anche accontentare, di già sarebbe qualcosa se da noi riuscissimo a evitare di peggiorare le cose, non dico di no. Però in realtà l'obiettivo che noi dovremmo raggiungere, il mio non è un discorso ideale astratto, il mio è un discorso pienamente consapevole della, come dire, della distanza che c'è tra quel che bisogna fare e gli strumenti che si hanno oggi per conseguire questo obiettivo. Pienamente consapevole, proprio perché pienamente consapevole, stava segnalando un pericolo. Se smantelliamo la pubblica amministrazione, è difficile che possiamo invertire le tendenze. E dato che purtroppo questo smantellamento è un obiettivo che ormai è diventato comune, lo pensano tutti. Prima c'erano quelli che lo pensavano e quelli che non lo pensavano. Oggi in Italia non c'è nessuno che difende la pubblica amministrazione come possibile astratto strumento che possa portare un risultato di tutela della collettività. Stiamo smantellando le scuole, le università, gli ospedali e stiamo anche smantellando le strutture che servono a tutelare il territorio, l'ambiente, il paesaggio e via così dicendo. La logica è la stessa. Qualche vantaggio privato ci sarà in tutti questi vari settori, ma secondo me, dal punto di vista complessivo, alla fine ci troveremo ci troveremo indietro di tantissimo sotto moltissimi profili. Questo è il segno, almeno questo è il messaggio che sta dietro questa mia relazione. Però adesso devo andare. No, grazie.